maggiore, prima classe di Roma, dipendente di guerra. L'ironia era una, era una, uno stile non solo della radio, ma anche del movimento in generale a Bologna. Non si può dire lo stesso di Milano o di altre città, ma a Bologna l'ironia era penetrata dentro il movimento studentesco in modo assolutamente evidente. I cortei erano pieni di ironia. Mi ricordo, non so, per difendere la libertà di Spinello si facevano dei cortei con degli spinelli enormi. E anche tutti gli slogan, anche quelli insomma, di lotta, erano quasi sempre, molto spesso, facevano, insomma, poggiavano il loro urlo sulla, su battute, su ironie, su prese in giro. E questo naturalmente era, di questo la radio era imbevuta, perché la radio non nasce come un progetto politico, con l'idea di rappresentare un'idea, ma nasce con l'idea di interrogare tutto quello che c'è intorno, tutto quanto, e di far parlare tutti quelli che stanno intorno a una città come Bologna, ma l'università era occupata, c'era il movimento studentesco, tanti gruppi, uno diverso dall'altro, c'erano le femministe che cominciavano a organizzarsi, c'erano decine di giornali, di gruppi musicali, di gruppi teatrali. Noi interrogavamo e facevamo parlare questo universo, che era un universo dal punto di vista culturale era ricchissimo. In quegli anni Bologna è veramente stata l'ombelico del mondo da questo punto di vista. L'ironia non faceva altro che, cioè l'ironia della radio era in realtà l'ironia di tutto la cornice, insomma il contesto, di tutto ciò che c'era intorno. Ci sono alcune righe scritte da Stefano Beni. Ho conosciuto Claudio Lolli quando la sua canzone, Piazza, Bella Piazza, era la sigla del notiziario di Radio Città, la canzone che abbiamo ascoltato prima. Una delle radio storiche del movimento bolognese. C'erano 5 milioni di debiti da pagare entro una settimana o la radio avrebbe chiuso. Chiedemmo il sostegno di un concerto gratis a vari artisti bolognesi e non. Si deleguarono tutti, con le scuse più varie. Ce ne fu uno che disse che per lui ci volevano 300 persone di servizio d'ordine. Adesso ci si accontenterebbe di 300 spettatori. Telefonammo a Lolli e lui disse, va bene, quando puoi, quando volete voi. Due giorni dopo ci fu il concerto, riuscitissimo, e la radio fu salva. Arrivedo l'Adriatico, mentre mi annoio in treno. È uno specchio lontano, statico, e riflette il cielo poco sereno. Uno di questi giorni da dimenticare, vissuti senza storia, e il cuore sotto al livello minimo del mare. Bifo è bravo, è intelligente, è capace di raccontare le cose e di scriverle anche. Bifo non è un fondatore della radio, arriva un po' di mesi dopo, quando si accorge che Franco, quando si fece la discussione su cosa fare, Franco voleva fare un giornale. Così come aveva fatto sempre in passato e come ha continuato a fare poi anche in futuro, dopo insomma. Quindi la radio nasce senza Franco, ma Franco si accorge rapidamente che è un bello strumento, è un potente anche, che ha una grande forza e quindi se ne innamora rapidissimamente, diventa uno di noi subito insomma. Dopodiché questa storia Franco, meglio di altri, la racconta e la racconta non solo in Italia ma anche in Francia, in Germania, in Australia, in Giappone. Ed è stato un bel raccontare quello di Franco. Il periodo era di quel tipo, noi avevamo un'età che, come dire, si adattava e si prestava, no? A essere occupata da questo tipo di entusiasmo. E ce la facevamo occupare molto volentieri, insomma c'erano un sacco di cose, di iniziative, di appunto radio, riviste, concerti, auto organizzati, tutte cose di questo genere che ti davano veramente la voglia di vivere, di fare queste cose e l'idea che occuparsi di questo fosse importante, senza, non so come dire, senza snobismo e senza presunzione, però che fosse importante, fosse una parte importante del vivere, insomma, cioè del non vivere normalmente,
come tutti gli altri, che con desolato affetto detestavamo. E poi non sono mai nato, e sono nato dappertutto. Le mie mani lavorano, ma non producono un frutto. Ma perché sono un bambino, che non può lavorare. Io sono un'erba di terra, che non può germogliare. Io sono un'erba di terra, che non può germogliare. E quando guardate il cielo e vedete del nero, ma pensate davvero, pensate questo pensiero. Ero venuto al mondo solo un piccolo Dio, poi guardatevi attorno, quello piccolo sono io. C'era una cantina in via Pepoli, cioè un vicolo che sta vicino a piazza Menghetti, dove c'è la posta, eccetera. Una cantina in cui un teatrante, che si chiamava, mi ricordo addirittura il nome, Nino Negroni, radunava dei giovani per, allestire degli spettacoli teatrali assolutamente improbabili, eccetera, però era divertente, insomma, no? E noi ci siamo conosciuti lì, ci si vedeva una o due volte alla settimana. Una volta avevo scritto, ci aveva dato delle specie di compiti, insomma, no? Questo Negroni, avevo scritto una specie di piccola pièce in tre giorni, fra l'altro, che venne letta ed apprezzata. E poi mi fecero anche suonare qualche canzone, insomma, avendo saputo che io stavo scrivendo anche delle canzoni, e anche queste vennero apprezzate anche da Piero, che mi disse: devi farle assolutamente sentire a mio fratello, perché anche lui aveva l'air così. Quindi un giorno mi portò a casa suo fratello, gli feci sentire queste cose, lui le apprezzò, insomma. Francesco non lo conoscevo prima, mi ha portato il fratello molto volentieri. Anzi, ricordo una cosa che ho già raccontato altre volte, però forse non so, tu non la sai. Eravamo proprio lì a casa di Francesco, via Paolo Fabbri, e io e Piero che suonavamo. A un certo punto esce Francesco da un'altra stanza e dice: mi serve una rima, sto finendo una canzone che era Piccola città, Bastardo posto, eccetera, non riesco a trovare una rima, con Rinasco. Allora io mi dico: Fiasco, fantastico, Fiasco. Cerco la nota del Fiasco, se muovi Rinasco, eccetera, eccetera. Quindi sì, no, lui è stato il mediatore di questa amicizia, insomma. Dopodiché c'è stata la frequentazione dell'Osteria delle Dame. Lì il sabato sera, da mezzanotte in poi, chi voleva poteva suonare. Ho avuto la fortuna o la sfortuna di fare 4-5 canzoni del primo disco una sera in cui c'erano discografici della EMI. Era uscito Radici, che stava vendendo molto, e loro erano andati a trovarlo, mi sentirono e mi fecero praticamente un contratto lì per lì. Quindi non ho mai bussato a nessuna porta e ho avuto molta fortuna. Vecchia piccola borghesia, per piccina che tu sia, non so dire se fai più rabbia, pena, schifo o malinconia. 18 anni, dicevo, vecchia piccola, il vento un giorno ti spazzerà via. Ecco di quando gli animali ne sono trattati da criminali, e chiuderesti in un manicomio tutti gli zingari
e gli intellettuali. Oggi, che se non un po' di più, devo dire che l'analisi era sbagliata. Ah, è per piccina che tu sia il vento un giorno. Parentesi. Eh no, c'è poco da ridere. E io vi devo in qualche modo questa spiegazione. Non vorrei avervi illuso, non vorrei avervi deluso, non vorrei avervi mentito. Credetemi, io ero in buona fede. E allora, per onestà nei vostri confronti, io mi permetto di aggiungere un avverbio. Attualmente mi sembra che la situazione sia tale da indurre ad almeno un ragionevole dubbio. Il vento un giorno forse ti spazzerà via. Suonava tutti i pezzi di Lolli ancora prima che Lolli li incidesse sui suoi dischi, perché andava a casa sua, poi se li imparava a memoria, me li faceva sentire. Mi ricordo ancora quella sulla poesia di Pavese, Verrà la morte, avrà i tuoi occhi, e un'altra che mi piaceva ancora di più, di cui mi ricordo le posizioni degli accordi, ma non ricordo esattamente le parole. Piero è stato uno dei suoi più grandi ammiratori. Lolli io vorrei vederlo più spesso, purtroppo ci siamo visti una sera per la prima volta all'Osteria delle Dame nei primi anni 70, a metà degli anni 70, che ha suonato, abbiamo fatto una serata, Lolli, Pozzetti, cioè lui ci faceva quei pezzi tipo Piccola Borghesia, il bellissimo Ti ricordi Michel. Io facevo dei pezzi che sono un po' strani, che tipo Studio numero uno, che feci sentire anche a Robert Fripp una sera in albergo a Reggio, quando i King Crimson vennero a suonare da noi. E mi disse, oh, very nice, very nice. Invece alle Dame c'era anche Francesco Cuccini quella sera a ascoltare, così. Piero. Poi c'era anche l'amoroso di Lolli, che una volta ci vedemmo in Piazza Maggiore, a un'osteria, dove lui ebbe un problema perché diceva le sue idee, diceva quello che pensava degli altri ad alta voce, lo buttarono fuori, era l'una dell'ora di pranzo. Poi attraversammo Piazza Maggiore e allora la sua ex, che era già, gli disse, ma hai sentito i pezzi miei, di Pozzetti? E lui fa, sì, sì, ma siamo banali, Pozzetti, siamo banali, disse Claudio, amabilmente. Poi non ci siamo quasi più visti. Una sera mi presentò al Festival dell'Avanti a Modena, dove lui si presentò con un braccio ingessato e dovevano suonare lui e Franco Battiato. E invece fecero suonare Fabrizio Pozzetti, cioè io, e riuscì a fare tre quarti d'ora alla grande. Poi venne una ragazza nei camerini, infatti voglio conoscere, allora io feci il bullo, dissi, beh, dammi il numero, dai. Feci la scenetta così per ridere, lei non lo capì e pensò che io ero uno stronzo. Incredibile, cioè la prima sera mi è andata subito male quando ho fatto successo. E Lolli quella sera se la svignò bene, perché non ho mai capito se il braccio era veramente rotto, se era un gesso finto come nei film di Totò. Una volta glielo voglio chiedere anche questo. Amos, chi è Fabrizio Pozzetti? Guarda, di la verità non lo so, non mi ricordo, perché sono passati tanti anni, non so, addirittura penso che sia di Mirandola o di Finale, Mirandola, Concordia. Sai com'è, sono passati tantissimi anni, ero un amico di Piero, cioè ci conoscevamo, ci frequentavamo, andavamo a Bologna così in giro, e l'ho visto alcuni anni, due anni fa, perché lui era andato a abitare in Brasile, tra l'altro un brano, Charlie era un brano del, cioè Piero fece un album che si chiamò, ce l'ho qua davanti, si chiamò Nuove Risorse, è un album personalizzato e cioè prodotto da lui, però Charlie mi sembra sia tuo il brano. Sì. Questo Charlie, il sogno di Charlie Parker, si chiamava la canzone che incisero Piero e Amos alla Phonoprint di Bologna, che poi portarono anche al Club Tenco, credo con scarsa fortuna, per cui mi sento anche un po'...